Benvenuti a tutti, ci attende una grande partita. Da un momento all'altro i giocatori dovrebbero fare la loro comparsa sul terreno di gioco. L'Empoli? La Salernitana? Sono Fabio Caressa e con me c'è Luca Marcheggiani. Tutto pronto, stiamo per raccontarvi questa sfida. Un saluto a te Fabio e a tutti i telespettatori. Spero di assistere a una partita piena di gol e spettacolo. La mette sulla sinistra. Il pallone è sulla sinistra, ora cosa succederà? Prova immediatamente in avanti. Federico Fazio. Candreva, la gioca sulla destra. La gioca in area. Ha segnato! Ed è il primo gol della gara. Davvero una grande partenza, un ottimo inizio. Pezzella. Fa avanzare l'azione sulla fascia. Ha spazio sulla fascia. Crossa il pallone a centro area. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Candreva. Occhio, può andare. L'arbitro non ha dubbi, calcio di punizione. E quasi sicuramente proverà la conclusione a rete. I difensori dovranno provare in qualche modo a salvarsi da questa situazione. Candreva! Ha provato di potenza. Pezzella. Gioca una palla lunga. Cerca il tiro. La sua conclusione manca lo specchio della porta. Un errore che a questi livelli di solito non si fa. Era lì, a due passi dal bersaglio. Riceve il pallone lungo dalla parte opposta. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Passaggio in avanti. Prova il filtrante. Può andare! Qui non ha saputo decidersi e la giocata non ha avuto l'effetto sperato. L'arbitro assegna un calcio di punizione interessante. Arriva il direttore di gara, vediamo cosa decide. Scatta l'ammonizione, prevedibile. Cerca spazio. Lancia il compagno nello spazio. Da lì può segnare. Candreva, di forza. Decidono di giocarla all'indietro. Ottimo il fraseggio. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Palla in out, ci sarà rimessa laterale.
prova il cross. Pericolo! Purtroppo il cross non è servito a nessuno dei suoi compagni, peccato. Troppa fretta di eseguire il cross in questo caso. Bella apertura. Vuole la profondità. Ci prova! Finalizzazione decisamente infelice. Portiere la calcia lontano. Primo tempo che finisce qui. Hanno mostrato sprazzi di buon calcio e sono riusciti ad andare in vantaggio. Dovranno mantenere questo ritmo nella ripresa. 1-0 dopo i primi 45 minuti. Partiti! E speriamo che questo secondo tempo possa regalarci grandi emozioni. Il vantaggio di 1-0 non dà nessuna certezza. Devono dimenticarsi il gol e continuare a fare il loro gioco, come se fossero ancora sullo 0-0. Allunga, in verticale. Pezzella. Buona l'azione sulla destra, vediamo come evolve. Destro. Prova la giocata nello spazio. Vuole la profondità. E trova il compagno. Prova con il tocco basso. La difesa sta lavorando molto per limitare gli inserimenti in velocità degli avversari. Forse è per questo che hanno diminuito l'intensità del pressing. Esattamente, si attaccano troppo la palla e si fanno superare. Gli avversari sono abilissimi a verticalizzare e arrivare subito davanti al portiere. Hanno ragione a essere cauti. Intervento al limite, ma mi è sembrato regolare. Pezzella. La mette sulla sinistra. Cerca spazio. Ottima accelerazione sulla sinistra. Come potranno sfruttare questa azione? Candreva. Fa avanzare la manovra. Prova a scavalcare la difesa con il pallonetto. Pezzella. Ottima giocata sulla sinistra, dovranno sfruttarla meglio. Se ne va. Ottimo dribbling. Ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Effettua un passaggio lungo. Sono alla ricerca di uno spunto per far male agli avversari. Cerca una soluzione con la palla lunga.
L'Empoli ha cercato l'azione manovrata, ma non sono arrivati in porta e alla fine è solo questo che conta. E passa! Prova la giocata nello spazio. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Lo spazio per il passaggio l'ha visto. Giustamente ci ha provato, ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. Occasione per il contropiede. Bel pallone. Stavano subendo un contropiede insidioso, ma ci hanno messo una pezza. Ci mette il fisico e conquista il pallone. La Salernitana aspetta solo il triplice fischio dell'arbitro. Pezzella. Bravo qui, giudice di gara, ha lasciato che l'azione seguisse il suo corso, ma ora arriva puntuale l'ammonizione. Ultimi controlli a bordo campo, passaggio di consegne tra chi sale in cattedra e chi va sotto la doccia. In effetti non ne aveva più. L'allenatore ha fatto bene a farlo uscire dal campo. Ci è andato molto vicino e però non ha trovato la porta. Conclusione fuori di un soffio, peccato per lui, il tentativo era ottimo. Ed è arrivato il segnale di chiusura della gara da parte dell'arbitro.